Ciao amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo e nuovissimo video. Oggi, come avete letto qui sotto dal titolo, andremo a fare il test e l'unboxing di questa bella lampada della Cecotec, marchio spagnolo. Vi lascerò sotto in descrizione il link del prodotto e andiamo a vedere le relative caratteristiche, il costo e come funziona. Come possiamo leggere dalla scatola, è un 2000 mAh 20 V di batteria, 5 W, 250 lumen è la luminosità della nostra lampada, ovvero come scritto qui flusso luminoso frontale, mentre il flusso luminoso laterale è da ben 300 lumen. Ergonomica, perché appunto è un bel design compatto ed ergonomico, ed ha una testina girevole fino a 270 gradi, angolazione e inclinazione verticalmente 180 gradi, indicatore luminoso LED, autonomia fino a 4 ore. All'interno della confezione troviamo appunto il cuore, ovvero la lampada. Troviamo il trasformatore per poter caricare la batteria, che è uguale a una semplice batteria di un trapano. Vedete, quindi una batteria bella grande, compatta, si inserisce qui. In questo modo andiamo a caricarla. Tac. Questo penso sia per appenderlo alla cintura, comunque è una semplice staffettina che io non andrò ad utilizzare. E poi all'interno troviamo il libretto di istruzioni. Andiamo a vedere un po' il funzionamento. Qui c'è l'indicatore della batteria che, tenendolo premuto, ci fa vedere le tre spie rosso, giallo e verde, quindi vuol dire che la batteria della nostra lampada è bella carica al 100%. Qui vabbè, ci sono degli adesivi che poi andremo a togliere. Togliamoli ora, tanto vengono via bene. Vedete come funziona? Abbassiamo, giriamo, rimane bella piccola, compatta. E qui abbiamo il nostro pulsante per l'accensione della lampada, vedete? Se lo premo una volta si accende la lampada, questa qui, diciamo, laterale. Se lo ripremo si accende questa frontale. Se lo premo nuovamente si spenge. Semplice da utilizzare, ha un bel fascio luminoso e niente, tanto la vedrete nei miei video, vedrete quando andrò ad utilizzarla. E a me sembra una bella lampada, devo dirvi che per il costo, diciamo, non costa tantissimo. L'ho guardata e controllata, questo pannellino, non so se riuscite a vederlo dal video, vedete? Si flette, però poi per il resto è bella robusta, solida, ha tutta questa gomma ergonomica per una buona impugnatura. Diciamo che quello che mi ha lasciato un po' perplesso, che non mi piace molto, è questo vetrino che si muove appoggiato. Qui troviamo anche queste scritte, vedete? 90 gradi verso sinistra e 180 gradi verso destra. Niente, una bella lampada, alla fine mi piace. Bella anche per il fatto che ha una ottima batteria, bella grande, quindi come riportato sulla scatola dice dura 4 ore. Secondo me dipende poi da quale lampada andiamo ad azionare, ma può durare anche più di 4 ore. Devo dire che troviamo anche un bel libretto di istruzioni, molto fornito. Inglese, tedesco, c'è anche italiano, portoghese, olandese, polacco, vabbè, spagnolo, inglese, francese, tedesco. Ci sono diverse lingue, l'importante appunto per noi che ci sia l'italiano. Ottimo, complimenti a Cecotec. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Eccoci qua amici, arrivati a fine video. Niente, questo oggettino io lo trovo veramente molto molto utile. Ditemi che ne pensate qui sotto nei commenti, se avete oggetti simili. E niente, la cosa che mi piace molto è la batteria da trapano, cioè una batteria veramente di alta capacità, quindi alta durata. Io spero il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bel like,
iscrivetevi al canale e vi ricordo che per i nuovi iscritti, se cliccate sotto su iscriviti e attivate la campanella, in questo modo sarete sempre aggiornati sui miei nuovi prossimi video che usciranno. Ciao belli e alla prossima!